tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo di nuovo qui con il nostro Borussia Dortmund. Mi sono appena svegliato, intanto aspetta che sistemiamo questa luce qui così, voilà. Mi sono appena alzato però ho detto ho un po' di tempo e registriamo la carriera appunto con il nostro Borussia Dortmund. Andiamo avanti. Allora, vediamo un po' di posta, cosa ci dicono, niente di importante. Piszczek, penso che dovrei scendere in campo al posto di Kotal. Tranquillo che tu sei il nostro titolarissimo. Ah, forse perché di qua si è visto così. Comunque, qui la classifica, signori, siamo terzi. 21 partite giocate, 35 punti. Siamo più 4 dalla quarta, quindi abbiamo un minimo di distacco. E siamo a meno 15 punti dal secondo posto. Poi chi lo sa, per il primo ci penseremo. Quindi, adesso ci tocca il Bayer Leverkusen, che comunque è un avversario veramente, veramente ostico. Gran squadra, insomma. Adesso, oggi, andremo a giocare con il 4-5-1, così piano piano ci liberiamo dei nostri obiettivi, che ovviamente quando completerò ogni soglia di obiettivi completati, insomma, vi porterò, ve lo farò vedere, insomma, uscirà una bella grafica che vi dirà che ho completato l'obiettivo, signori. Adesso faccio la formazione e noi, come sempre, ci vediamo in partita. Ci siamo, signori, come sempre sotto la neve, perché qua in Germania nevica come non mai, come sempre, signori. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un like se volete appunto il proseguimento di questa carriera, se lo volete vedere, insomma. 250 mi piace, vi porto il prossimo episodio. Allora, signori, Bayer Leverkusen, partita veramente tosta, settimo in classifica, 30 punti, quindi solo 5 punti di distanza, non sono tanti. Il problema nostro adesso è che abbiamo giocato appena una partita 3 giorni fa e fra 3 giorni c'è di nuovo l'Europa League, quindi a livello di forma fisica, insomma, siamo messi un po' male. 8 sono i gol che abbiamo subito durante la stagione fino adesso. Siamo il club con la miglior difesa, cerchiamo appunto, l'abbiamo messo anche come obiettivo, di portarla avanti fino a fine stagione. Che dire, signori, siamo pronti per incominciare a giocare questa partita, quindi come sempre, forza Borussia! Buffal prova ad andare. Attenzione che il Leverkusen è una gran squadra. Bellarabia, attenzione. Potrebbe andare a fare il cross dentro. Invece pensa a rientrare. Madonna mia, fermati col Bellarabi. Burki c'è. Stava per scavalcarlo il pallone, ma lui c'è. La mette in calcio d'angolo. Tanto c'è la Noglu della bandierina. Può fare il cross dentro, il calcio d'angolo. Bravissimi, stoppiamo questo pallone. Allora, Buffal prova a saltare l'uomo, non ci riesce. Attenzione sempre a Bellarabi, che si appoggia sul compagno. Attenzione al possibile cross dentro. Dall'altra parte viene effettuato il colpo di testa, gol. Porca puttana, che gol che abbiamo preso. Colpo di testa, incrociare dall'altra parte. Burki non ce la fa, non ci arriva. Vacca miseria, qui io... ci ha sovrastato su questo stacco imperioso di testa e l'ha messa dentro. Burki poteva fare poco. Abbiamo subito gol. 1-0 al 17esimo, ma la partita è ancora lunga. Bisogna recuperare questo pallone in fretta. Eccolo qui, signori. Sbagliamo il passaggio, però porca miseria. Witzel. Attenzione qui lo scambio. Witzel dentro l'area e palo gol. Subito così. Witzel. Mamma mia, signori. Che show. Mamma mia, signori. Che show. Witzel. Primo gol per lui, penso. Guardate qui, bellissimo lo scambio. Il fraseggio qui. Mamma mia, palla dentro. Poi incrocia così. Palo gol. Si fa subito sentire il nostro nuovo acquisto. Bravissimo Witzel, incrociato benissimo, quasi al limite direi, perché palo gol. Comunque, l'importante è essere tornati in gara, insomma, 1-1 al 26esimo. Calcio di punizione, Hilbert a battere questo calcio di punizione. Attenzione, il pallone lì, la bomba Burki, mamma mia, fortunatamente è lì pronto e reattivo. Attenzione, teniamoli lì, non li facciamo crossare, che già abbiamo preso un gol di testa. Come non detto, mamma mia. Pallone girato dall'altra parte. Bello lo scambio, attenzione allora al Bayer Leverkusen in questo contropiede. Subotic prova a contenere qui Bellarabi, attenzione il cross dentro. Burki c'è. Witzel prova anche lui col fisico. Pallone recuperato, attenzione. Finisce, no, fallo. Fallo, no, finisce qui la partita. 1-1. Partita
molto tirata. Vediamo il migliore in campo, che è stato Rugani o è Burki, ecco, non capisco mai. Ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti chi è stato il migliore in campo, se Burki o Rugani, perché non capisco se il pallone è in alto a destra quando è il migliore in campo oppure è in basso a sinistra se fosse stato Rugani. Comunque, adesso, se non sbaglio, ci toccano i sedicesimi di Europa League. All'andata avevamo fatto 0-0, se non sbaglio. Comunque adesso prima facciamo un bel allenamento, simuliamo tutto per non sbagliarci. Ho allenato sia Rugani che Burki e è andata un po' così così. Embolo è salito di rating, quindi è andato adesso a 78. Rugani B. Dai, discreto questo allenamento. Comunque dicevo, adesso ci tocca il Southampton. All'andata abbiamo fatto 0-0 e abbiamo giocato in casa. Oggi siamo fuori casa, appunto. Andrebbe benissimo anche un pareggio. L'importante è che segniamo, ovviamente. Che cazzo fai? Perché se finisce 1-1 passiamo il turno noi. Quindi dobbiamo cercare, uno, di segnare e due, di poi contenere o comunque tenere il risultato. Quindi, signori, faccio la formazione. Oggi qui la faccio come mi pare a me e userò il 4-3-2-1 perché mi trovo molto bene. E noi ci vediamo in partita. Ci siamo, signori. Niente neve, solo pioggia. Siamo in Inghilterra, ovviamente, quindi niente neve, ma c'è la pioggia. Per ora è la partita forse più importante della stagione. Comunque, se riusciamo a pareggiare con gol o vincere, passiamo il turno. Se andiamo a perdere, non passiamo il turno. Quindi questa partita decreterà, insomma, il nostro passaggio del turno. Ho detto mille volte passaggio del turno. Giocatore da seguire: Marco Reus, il nostro campione, insomma il miglior giocatore che abbiamo in rosa. La squadra secondo me è pronta, ho messo giù gli 11 migliori titolari. Quindi, signori, come sempre, anzi oggi più che mai, forza Borussia Dortmund. Pallone dentro qui per Allan. Attenzione, Reus. Reus può fare il cross dentro, lo effettua, palla deviata, sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo dopo 8 minuti. Andiamo a cercare qui la testa di Aubameyang, che l'ho visto, il pallone lì, Gundogan, col mancino, la bomba parata del portiere, mamma mia, ci stava subito così. Hummels allora stoppa questo pallone, può fare il cross dentro Hummels, la butta dentro, infatti, Aubameyang, fuori gioco mi sa, porca miseria, attenzione, no però, no, stava esultando troppo, dicevo, porca miseria, lei che è buono. Invece no, ho visto proprio bene la bandierina dell'assistente che andava su. Cavolo, però bello il cross al bacio di veramente niente, porca miseria, di Hummels. E bello il colpo di testa di Aubameyang. Ma la partita è ancora apertissima e noi, come ho detto, siamo stracarichi. Attenzione, pallone girato in fascia, Schmelzer c'è, sbaglia il passaggio però Schmelzer, e non si possono sbagliare queste cose. Attenzione, 1-2, Burki c'è. Non possiamo commettere questi errori, porca miseria, se andiamo a prendere gol. Già è difficile farlo. Oh mamma mia. Allora, cross dentro, attenzione, Burki esce bene. Tranquillo, Burki. Andiamo in fascia, forse c'era qualcuno. Attenzione. Icardi. Allan. Col destro, Icardi, attenzione, mamma mia Icardi, bellissimo però, bravo Icardi, lo stop e la volée così girandosi, mamma mia se ci stava, se segnava qui veramente 10 minuti di applausi per Icardi. Tiene il pallone, bravissimo per Reus, si è inserito benissimo Durm, il possibile cross dentro, calcio d'angolo, 60esimo, bene così, sta girando bene la squadra, Reus, il calcio d'angolo, la butta dentro, il pallone che era rimasto lì. Attenzione, la bomba parata, no 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 no, mamma mia, mamma mia, l'ha presa male penso Icardi, che abbia tirato in porta, mamma mia che show. Reus allora di nuovo, il calcio d'angolo, Hummels, Durm col destro, ma palla sopra la traversa, il portiere non era neanche in porta, ci stava, bravissimo Aubameyang, recupera il pallone, allora Allan di nuovo dentro qui per Aubameyang, che può fare il cross dentro, stavolta fatto per bene Icardi. Dall'altra parte, attenzione che c'è Reus. Reus col mancino, il pallone lì, Aubameyang, che cazzo di ha tirato, oh mio Dio, fallo laterale su questo tiro, 88esimo. Però mamma mia se stiamo tirando bene, se stiamo giocando bene più che tirando bene. Attenzione,
il lancio dentro qui, sapendo che è il 90esimo, Burki c'è, finisce qui la partita, andremo ai tempi supplementari, mamma mia, 0-0 per ora, tempi supplementari, quindi riprendiamo, mamma mia, non possiamo andare ai rigori, stiamo attenti, forza Borussia. Oh, attenzione Icardi, ah, aveva fatto la cosa giusta Icardi, aveva fatto la cosa giusta Icardi, attenzione Icardi col mancino, la parata, no, uno contro uno, no, 0-0, doveva metterla dentro qui Gundogan, il cross dentro, madonna mia, Mkhitaryan dentro qui per Royce, andiamo, Royce ci arriva, sì, attenzione Royce, il cross dentro, Icardi, la rete stavolta regolare, 1-0 al 100esimo. Qui bravissimo Royce, ho detto qui tiro, invece no, la mette dentro in anticipo Icardi sul portiere e la mette dentro così di testa spizzandola, si è preso anche un pugno nel coppino, ma 1-0, grandissimo Maurito Icardi, 101esimo e continuiamo così. Di nuovo all'indietro Ginter, di nuovo dentro per Durm, attenzione che Durm riesce a passare, può fare il cross dentro, attenzione Durm, è dentro l'area, Embolo, palo gol, si raddoppia così, 108esimo, 2-0, bravissimo Durm qui, la cavalcata dentro l'area, il passaggio corto col piattone, Embolo, precisissimo palo gol, anche rischiato che uscisse il pallone, mamma mia signori, 2-0, partita direi a sto punto ipotecata, passaggio del turno ipotecato, ma aspettiamo ovviamente il fischio, il triplice fischio dell'arbitro. Occhio allora adesso al calcio di punizione che potrebbe essere battuto, attenzione, la bomba, Burki c'è e allora temporeggia, però ha visto dall'altra parte Piszczek e si può partire in contropiede e allora il pallone è proprio per Januzaj, il più fresco avevamo detto, pallone nostro, dentro qui Embolo, attenzione, attenzione Embolo, dentro l'area al piattone, e 3-0, mamma mia, 10 minuti per Embolo e doppietta per lui, che dice, solo io posso fare queste cose, che bomber, che animale, qui in velocità se ne va, parte dentro e poi Stekelenburg viene battuto così, 3-0 signori, veramente 3 gol in questi ultimi 15 minuti, ovviamente si è aperto la squadra del Southampton, tutta improntata ad attaccare, finisce qui la partita, solo applausi signori, un like come sempre, mamma mia che show, veramente pazzesca questa partita, questi supplementari più che altro, andiamo a vedere chi è il migliore in campo, probabilmente Embolo che entra 10 minuti fa doppietta, comunque il simbolino lo mettono in alto a destra, quindi abbiamo capito che prima era Burki nella partita precedente il migliore in campo. Comunque guardate le statistiche, 14 tiri, 8 in porta, questo Southampton è veramente stato atterrato, sotterrato dal nostro Borussia Dortmund. Quindi passiamo al turno anche in Europa League, che spettacolo, veramente, tanta roba, comunque l'Europa League è uno dei nostri obiettivi. Andiamo adesso a... fare gli allenamenti non possiamo, adesso qui possiamo fare gli allenamenti, quindi... andiamo ad allenare subito Embolo, che è il nostro migliore in campo. Simuliamo tutto quanto, speriamo vadano discretamente bene. Vediamo, è un pezzo che non vedo neanche una A. Tanto Rugani e Embolo, B, beh, comunque i migliori. Avanziamo, adesso si torna a giocare in campionato. Tanta roba però questo Dortmund, giochiamo contro il Darmstadt. Se non sbaglio ci avevamo giocato anche in Coppa, non lo so, non mi ricordo. Comunque, allora, vediamo un po', offerta ritirata, partita spostata del Dortmund, partita spostata. Ovviamente perché adesso abbiamo dei 500.000, si va a puttane signori, tutta la notte coca e mignotte. Comunque, andiamo a vedere il tabellone perché adesso non sappiamo contro chi siamo, insomma, a... e contro chi dobbiamo giocare, vediamo un po' contro chi siamo adesso, quello è il Rubin Kazan se non sbaglio, in basso a sinistra come potete vedere,
Se non sbaglio, Rubin Kazan, adesso sicuramente fa una figura di merda, non sarai Rubin Kazan. Comunque, ragazzi, guardate, basta vederlo dal calendario e è il Rubin Kazan. Dice Rub, cioè sarà Rubin Kazan. Comunque, ragazzi, allora, adesso giochiamo la nostra partita in campionato. Giochiamo contro... Cosa è successo? Si è infortunato qualcuno? Risolvi il problema da solo e salva le modifiche. Yanusai infortunato. Cavolo, ha giocato 10 minuti anche lui, poverino, e si è spaccato completamente. Dopo ci tocca il... ci tocca una partita contro il Bayern Monaco, visto nei prossimi episodi, diciamo. Giochiamo con un bel 4-5-1. Questo qui, offensivo. Embolo ci sta che giochi titolare, non aveva giocato la partita scorsa, ha giocato gli ultimi 10 minuti, ha fatto il panico, quindi direi di farlo giocare. Castro, Hoffman, Gundogan, lo mettiamo qua, Buffal, facciamo riposare i big, perché comunque nella prossima partita, come ho detto, facciamo riposare anche Hummels, guardate, anche Burki. Nella prossima partita ci tocca il Bayern Monaco, quindi partita difficile. Direi che la formazione è questa qui. Come ho già detto, appunto, faccio giocare loro per risparmiare i grossi che dovranno giocare contro il Bayern Monaco, perché comunque è una partita decisiva. C'è la pioggia, come dice lì, signori, e noi come sempre ci vediamo in partita. Ok, signori, siamo fuori casa, Bundesliga contro il Darmstadt. Penso sia una squadra che è stata promossa quest'anno, perché l'anno scorso non mi pare ci fosse in Bundesliga. Comunque, adesso dalla grafica, che sicuramente adesso, eccola qui, ci fanno vedere. Noi siamo terzi, 36 punti, e non ci fanno vedere quanto è in classifica il Darmstadt, che comunque nella seconda metà dovrebbe essere una squadra abbordabile, una partita abbordabile, ma stiamo assolutamente attenti. E forza Borussia. Madonna mia, nello spazio, Castro. Madonna mia, Castro. Fermati, Castro. Era preso dalla foga, tirato dritto. Ubriaco, Castro ubriaco. E vabbè. Madonna mia, lo stacco imperioso, Castro. Attenzione, dall'altra parte, chi è quello? Chi è quello? Gundogan! Gundogan in panico! Gundogan fa il panico dentro l'area, signori. E poi il portiere. Guardate lì. Cioè, il portiere che cosa... che cosa non ha parato, più che altro, perché il tiro era centrale. Qui Gundogan fa il panico dentro l'area, portiere che mette una mano così, neanche in terza categoria, mi sa che... cioè qui, madonna, era da placcare sto pallone, qui comunque a noi va benissimo così, entra in porta e come sempre forza Borussia, 1-0, che show. Attenzione, no, così però, che non si sa mai che vadano a tirare. Se recuperavamo il pallone lì, madonna, anche qui. Dai, dai, dai. La bomba? Madonna mia. Oh, 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 fuori, bravissimi. Castro. Castro, aspetta il movimento di un compagno. Hoffman. Buffal. Il pallone rimane lì. Porca miseria, Leitner ci ha provato. Gli era arrivato lì per culo. Schmelzer la stoppa male. Non dobbiamo stopparla male lì. Attenzione qui dentro. Tranquilli, Weidenfeller calmissimo, battezza fuori, teniamoli lì, calcio d'angolo, 89esimo sul cronometro. Oh mio Dio, stiamo attenti, ti prego, non prendiamo gol qui, per favore. Weidenfeller c'è, calma, calma, calma. Weidenfeller c'è, stiamo calmi, perché è il 90esimo. E di certo, se la partita ce la possiamo portare a casa, 6-3 punti, ce li possiamo portare a casa. Vediamo di portarceli a casa. Finisce qui, signori, anche questa partita, altra vittoria, 1-0, con gol bruttissimo di Gundogan. Andiamo a vedere adesso se è stato lui il migliore in campo. No, migliore in campo, abbiamo detto, in alto a destra, quindi Weidenfeller migliore in campo. Aspetta che ci riguardo, va, si vede Feller con 7.1, il nostro migliore in campo. Per quanto riguarda il possesso palla, ragazzi, è veramente difficile, perché loro, ma anche se perdono, fanno girare la palla in difesa. Io infatti sta cosa non la capisco, non attaccano e fanno girare tantissimo, ma tantissimo la palla in difesa. Quindi boh,
Allora, vediamo, aggiornamento dalla Spagna, allenare la Nuova Zelanda, conferenza stampa, questo, e Durma vorrebbe giocare. Ok, quindi signori, per oggi è tutto, nel prossimo episodio inizieremo subito alla grande contro il Bayern Monaco, quindi dobbiamo stare concentrati e attenti. 250 mi piace ragazzi, vi porto il prossimo episodio. Mi raccomando ragazzi, nell'ultimo video, lo scorso precedente, se non l'avete visto andatelo a vedere perché YouTube ha avuto dei problemi e non ha mandato le feed. Io per la cosa che vi consiglio è andare sull'app di YouTube e mettere le notifiche, così quando io carico un video vi arriva, insomma. Se andate sul mio canale c'è una campanellina, se voi l'attivate, tutte le volte che carico un video vi arriva la notifica, così poi potrete vedere il video sullo smartphone, sul tablet, sul PC, dove volete, insomma. Ma comunque saprete sempre che ho caricato un video. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, se siete nuovi mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento per apparire qui sopra come quelli che sono passati oggi, insomma. Che dire signori, noi come sempre ci vediamo al prossimo video.